notte in preghiera, quella che precede la festa dell'Ascensione a Gerusalemme. La comunità francescana ha posto delle tende e in un susseguirsi di celebrazioni ha vegliato per tutta la notte nel luogo che indica tradizionalmente il punto da cui Gesù ascese al cielo. Alla scoperta di Elia Capitolina, con l'archeologo Dan Bahat, abbiamo visitato i resti della Gerusalemme di epoca romana. È giunta la terza edizione, Run for Unity, la staffetta della pace che si è svolta contemporaneamente in 300 città di tutto il mondo e che quest'anno in Terra Santa ha avuto come splendido scenario la spiaggia di Cesarea, un'iniziativa del Movimento dei Focolari che punta a trasmettere attraverso il gioco i valori della pace e della tolleranza. Si è svolto a Cancun, in Messico, il 7° congresso mondiale sul turismo religioso. Tra i tanti interventi, un'attenzione particolare alla situazione dei pellegrinaggi in Terra Santa. Da 5 anni a Betlemme esiste la Casa del Fanciullo, un istituto francescano che accoglie ragazzi con problemi sociali, una delle tante opere di carità che animano la città dove è nato Gesù.